Emergenza piena in Casa Pescara e non solo, perché la sfida di Foggia è di quelle delicate, lo stop di Gaston Brugman mette ancora più in difficoltà il tecnico Pillon, che in settimana per la prima volta ha provato il cosiddetto piano B. Ci sarebbe arrivato comunque magari, ma è evidente che le 5 sberle rimediate domenica sera hanno accelerato l'iter verso il 4-3-1-2, ma ci sono assenze a pesare in maniera importante, perché in difesa mancheranno per squalifica Gravillon e Del Grosso, e se il primo sarà sostituito da Campagnaro, che farà coppia in mezzo con Scogna e Miglio, per sostituire l'esterno Mancino bisognerà dirottare Balzano su quella parte di campo con Ciofani largo a destra. In mezzo il problema accusato da Brugman ieri in allenamento, distorsione alla caviglia destra, non è l'unico, perché anche Canute niente ha fatto brillante col Brescia, solo oggi potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni di squadra, anche lui a causa della caviglia. Se non dovesse farcela sarà Bruno a prendere il suo posto, con Melegoni e Memusché a guardargli le spalle. Ma la curiosità sarà soprattutto per cercare di capire in quale modo questa squadra assimilerà in poco tempo un nuovo sistema di gioco che prevede un trequartista, Marras è favorito su tutti, ad interpretarlo benché non sia il suo. Secondo Pillon anche l'ultimo arrivato, Riccardo Sottile, sarebbe in grado di prendere quella porzione di campo, ma il ragazzo arrivato dalla Fiorentina è in biancazzurro da troppo poco tempo e il tecnico ha bisogno di avere un giocatore fidato, e Marras lo è, per provare un sistema differente dal solito. Diciamo che in attacco posso ricoprire più ruoli, posso fare esterno a destra, esterno a sinistra, posso fare il ruolo di trequartista o seconda punta, che è un ruolo che comunque ho sempre fatto negli scorsi anni, sia in Primavera sia a Firenze. Non ho problemi, io gioco dove dice il mister e dove chiede, dove necessita il mister, e naturalmente se il mister mi dice: Riccardo, in questa partita fai l'esterno o il trequartista, non è assolutamente un problema, anzi. Davanti le due punte, Mancuso e Monachello, per ritrovare un feeling con la vittoria che manca dall'ultima gara del 2018, quando nel secondo tempo il Delfino spazzò via una Salernitana avanti 2-0. Davanti si troverà il Foggia di Padalino, arrivato in corso d'opera a sostituire Grassadonia, ma finora la scossa vera e propria non si è ancora vista. Anche in casa rossonera ci sono dubbi sul modulo, o il tridente con Kragl, Galano e Iemmello, oppure il ritorno al 3-5-2. Al Pescara serve un risultato positivo nella prima di due trasferte consecutive e delicatissime.